Diciamo che in questi 4 giorni abbiamo avuto dei contatti con clienti sia italiani che soprattutto stranieri, che per quanto ci riguarda arrivano soprattutto dalla Germania e dall'Inghilterra. Poi ci sono stati 3 asiatici, penso giapponesi, che hanno apprezzato molto il nostro prodotto secco, il Brutto e Buono, che facciamo ad Angera. Una cosa che è indispensabile per affrontare il mercato estero è la certificazione di qualità, la certificazione IFS e BRC che i clienti principali esteri più importanti richiedono prima di intraprendere qualsiasi tipo di relazione commerciale. È andata davvero bene, è stata una sorpresa, io conoscevo già Seeds & Chips, i contatti sono stati veramente molto buoni, specialmente con l'estero devo dire, quindi buoni contatti con la Cina, Israele, Emirati, speriamo in un futuro radioso. Ma chiedono un prodotto sano e che sia prodotto in una certa maniera, quindi ho notato un grandissimo apprezzamento per la nostra artigianalità e per la nostra attenzione ai pochi ingredienti che noi utilizziamo in produzione, quindi il fatto che noi per esempio davvero i legumi li presentiamo sotto un'altra forma ma sono solo legumi e acqua è stato moltissimo apprezzato.